vedete, ma ha tutto un qualcosa. Sentite l'eco della valle. Qui siamo in un posto dove il sacro, il profano e lo sport andranno a unirsi domenica 9 aprile. Pensate che noi di Tarmos saremo con loro in questo evento strutturato dove c'è culto, storia. Sta piovendo in questo momento perché anche per loro fango, polvere e gloria, così come nella motocross. Qui c'è una storia millenaria, una storia che fa culto, che fa religione, che fa speranza. Si racconta che una mucca si distaccava dalla mandria e che veniva qui a pregare. La chiesa in questo momento è chiusa, ma noi speriamo di poter avere poi, durante la gara, la possibilità di andare a vedere. Ci sono le orme della mucca che si inginocchiava davanti alla croce, al pulpito, e pregava. Questo è il percorso, siamo dentro il percorso. Andrea, mi raccomando, zoom sui dettagli. Questa è la scalinata di San Teodoro e anche questa una storia nel tempo. Comunque sono passaggi in cui l'uomo ha determinato la sua vita. Guarda la croce lassù, Andrea, su nella collinetta. Allora, sì. La simbologia della storia, della religione. L'uomo si è addentrato, l'uomo il 9 marzo qui farà spettacolo. Questo è il single track, chiamato così perché si passa in fila indiana ad uno, ma la cosa più spettacolare che è il momento del balzo del kamikaze, della discesa tutt'una. Io l'ho fatta a piedi, ha un pendio oltre il 20%. E in questo momento la state vedendo salendo, ma loro la percorreranno al contrario, scendendo, facendo questa curva a gomito e entrando nel percorso dove c'è il passaggio tacchino, perché verrà chiamato passaggio tacchino. Qui le donne hanno dato il nome kamikaze, perché ci saranno anche le donne a gareggiare domenica 9 marzo. La difficoltà sarà uno spettacolo, perché comunque la mountain bike è come il motocross. Significa spettacolo, significa adrenalina, significa equilibrio, non velocità. Significa stare con due ruote attaccate al terreno. Domenica 9 marzo.